Allora, due o tre piccole correzioni. Allora, per quanto riguarda la relazione sulle misure delle sfere, quello che abbiamo detto l'altra volta è giusto nella conclusione. Probabilmente, siccome un dei vostri colleghi mi è venuto a chiedere, la spiegazione non è perfetta, quindi dovete. Diciamo cosa facciamo? Facciamo la proiezione sul cerchio di raggio 1, perché l'integrale finale si faceva sul cerchio di raggio 1, quindi stiamo facendo la sezione fissata x1 x2 e la proiezione sul cerchio di raggio R, scusate. E quindi eventualmente se nella spiegazione non è corretta dovete correggerla. Poi questo lo controllate da voi. Un'altra cosa che non sono sicuro di ricordare se ho detto bene o no, però diciamo ovviamente la conclusione anche lì è vera. Quando parlavo della proiezione, non mi ricordo se ho detto per caso che la proiezione, che diciamo la proiezione è aperta, applicazione aperta, nel senso che se questo è un aperto, la proiezione su alcune coordinate è un insieme aperto. Questo perché un aperto è intorno di ogni proprio punto e se gli intorni li prendiamo di tipo come intervallo centrati nel punto, è chiaro che la proiezione di intervallo è un intervallo, quindi la proiezione è ancora un intorno di ogni proprio punto e quindi è aperta, quindi è un'applicazione aperta. È un'applicazione continua, ma non è un'applicazione chiusa. Cioè, io posso avere qui, se vi ricordate, lo stesso esempio che feci l'altra volta per dire che due chiusi possono avere distanza, diciamo, zero. Ma se voi prendete questo punto e questo chiuso hanno distanza positiva quando li proietto, la proiezione di questo chiuso è un aperto. Quindi non è un'applicazione chiusa, cioè la proiezione di un chiuso ovviamente può essere un aperto, questo esempio lo prova. Però diciamo quello che abbiamo detto nelle conclusioni non cambia nulla, quindi diciamo modulo una piccola correzione eventuale, perché non mi ricordo. Come ho detto, ma diciamo funziona tutto. Ok. Oh, infine, un'altra cosa che era rimasta appesa era diciamo, dimostrazione, quantomeno la giustificazione del teorema di Gundino. Allora, vi ricordo cosa diceva il teorema di Gundino. Il teorema di Gundino dice che io ho una figura qui, chiamiamola T. Allora qua siamo nel piano XYZ. Allora lui dice che il teorema di Gundino dice che se io faccio ruotare T attorno all'asse Z, il teorema vale anche se la rotazione non è completa, però per non diciamo introdurre possibili confusioni, suppongo che ci sia una rotazione completa di T attorno a Z e ottengo un solido V. Allora, cosa dice il teorema di Gundino? Dice che la misura tridimensionale di V, cioè il volume di V, è uguale a 2π greco volte per la lunghezza, allora è l'area bidimensionale di T per 2π greco volte la lunghezza, per la lunghezza è scritta dal baricentro, che è 2π greco volte per la coordinata x del baricentro. Ma la coordinata x del baricentro non è altro che l'integrale su T di x in dx di x dz fratto la misura 2-dimensionale di T. Quindi, semplificando, questo non è altro che 2π greco volte per l'integrale esteso a t di x in dx
dz. E questo perché? Allora, qua vado a ingrandire. Questo è t, qua c'è x, qua c'è x più delta x, e qua c'è z, e qua c'è z più delta z. Allora, se voi vedete questo rettangolino ha area delta x delta z. E questo rettangolino, quando gira, cosa produce? Produce una corona circolare, diciamo, cartesiano, l'altezza z, z più delta z. Ma la corona, allora, l'area, il volume della corona circolare, diciamo, di questo solido è l'area di base, cioè l'area della corona circolare, che è di greco x più delta x quadro meno x quadro per l'altezza, che è delta z. Quindi vedete che questo è di greco x quadro meno x quadro, se ne va, poi rimane 2x delta x più delta x quadro per delta z. Allora vedete che a meno di infinito, allora questo qua sostanzialmente è un infinitesimo di ordine 1 in delta x e di ordine 1 in x e di 1 in z. Questo qua è un infinitesimo di ordine 2 in x. Quindi se trascuriamo questo infinitesimo di ordine superiore, facciamo la somma dei contributi e passiamo al limite facendo un opportuno ragionamento, comunque questo, quello che dobbiamo fare è esattamente l'integrale di 2 pi greco x dx dz. E quindi questo è quello che giustifica il teorema di Puldini. Una dimostrazione vera e propria non la faccio perché ci perdiamo solo tempo. Ok. Bene. Adesso prendiamo gli... Allora, innanzitutto... Andiamo a fare adesso una un tipo di integrale che capita spesso nel compito, e nonostante capiti spesso nel compito me lo sbagliate altrettanto spesso. Allora prendiamo un triangolo T. Allora prendiamo, siamo i vertici, un vertice lo metto sempre nell'origine. Prendiamo un altro vertice, per esempio il punto 1, 2. Meno 1.
Mi sapete valutare l'area di questo triangolo senza fare nessun cambiamento di coordinate? Qua non dobbiamo fare niente. Allora, conviene spezzare i due triangoli così. Quindi conviene calcolarsi questo punto. Per quale motivo? Questi due triangoli, la base è verticale. Oppure, se preferite, potete spezzare lungo questa linea orizzontale. Forse è anche meglio. Quindi dobbiamo determinare questo punto qua. Allora, per quale motivo? Se questi punti li chiamiamo A e B e C, allora io qua ho quant'è diciamo l'area di OAC? L'area di OAC è la lunghezza di OC per la lunghezza, per la, diciamo, l'altezza che è H. Questo punto lo chiamiamo A. Ma H chi è? È l'ordinata di A, che è 2. Similmente l'area di OCB è sempre la lunghezza di OC per BH' o BK, se questo punto lo chiamate K, no? Quello che ci interessa è l'ordinata di B in valore assoluto, in questo caso l'area è sempre positiva, diviso 2. Quindi per determinare chi è C, io mi devo determinare prima questa equazione qui, di questa retta qui, ma io dal punto, la retta deve passare per il punto 1, 2 e per il punto 3, meno 1, cioè aumentando di 2 deve scendere di 3, quindi questa retta è meno 3x meno 3 mezzi x più 7 mezzi, perché se faccio più 9 mezzi, 7 mezzi, che 7 mezzi meno 3 mezzi fa 4 mezzi, cioè fa 2, e 7 mezzi meno 9 mezzi fa meno 1. Quindi questa è la mia retta. Adesso, se devo determinare, se devo imporre y uguale a 0, ottengo meno 3x più 7 uguale 0, cioè x uguale 7 terzi, cioè 2 è qualcosa, 2 è un terzo, più o meno, anche visivamente. Fate un controllo sempre, anche visivo, ci troviamo. Allora, che cosa succede? Che ho C è uguale a 7 terzi, quindi l'area di OAB, questa è uguale a 7 terzi, che moltiplica la differenza tra queste due ordinate, che fa 3, diviso 2, quindi viene 7 terzi. Allora, l'area del triangolo di sopra è base per altezza diviso 2, l'area del triangolo di sotto è base per altezza diviso 2. L'altezza di sopra è 2, l'altezza di sotto è 1. Facendo la somma delle altezze, 2 più 1 fa 3, quindi viene base, che è la stessa, per 3 diviso 2. Ok. Adesso, questo triangolo lo chiamo T. T è il triangolo OAB. Okay. Adesso voglio fare l'integrale su T del, per esempio, logaritmo di x più y in dx dx. Allora, fate attenzione, perché questa funzione è definita su tutto t tranne
che nell'origine. Perché è definita su tutto Dio? Allora, io cosa devo fare? Devo verificare che siamo nel dominio del logaritmo. Il dominio del logaritmo è x più y maggiore di 0. Ma se faccio x più y maggiore di 0, x più y uguale a 0 è la bisettrice del secondo e quarto quadrante, e quindi ottengo che stiamo, tutti i punti di T stanno nel dominio, ripeto, tranne il punto, tranne l'origine. Per x che si avvicina, xy che si avvicina all'origine, il logaritmo tende a meno infinito. Quindi potrebbe succedere che questa funzione mi dia un integrale infinito. Più precisamente potrebbe succedere che questa integrale diverga negativamente, a priori. Non succede. Però c'è qualche motivo di preoccuparsi per applicare le formule, eccetera, eccetera? No. Nel senso che è vero che noi abbiamo dimostrato le forme di cambiamento di variabile per le funzioni sommabili. Però se la funzione era positiva, non c'era bisogno che fosse sommabile. Qui che cosa succede? L'unica funzione che può divergere è la parte negativa, che mi può dare un integrale più infinito, quindi l'integrale dovrebbe dare meno infinito. Se l'integrale fatto col cambiamento di variabili mi darà un integrale finito, vuol dire che anche quello di partenza era finito, se no, cioè non ho mai più infinito meno infinito, quindi posso tranquillamente procedere a fare un cambiamento di variabili. Per quale motivo è consigliabile fare un cambiamento di variabili? Uno dice, ma a me che mi interessa? Io potrei dividere il mio insieme in due. Allora, questo insieme è normale rispetto all'asse x. Però attenzione che il profilo di sotto, l'alfa di x, è sempre la stessa. Beta di x invece da 0 a 1 ha un'equazione. Da 1 a 3 ha un'altra equazione. Quindi se io voglio calcolare questo integrale senza fare il cambiamento di variabili, devo farne due. E due è il doppio di uno. Quindi se per fare questo integrale ci vogliono un quarto d'ora, o 10 minuti, o 5 minuti, dipende da chi lo fa. Ma se per fare manualmente l'integrale vi ci vuole un quarto d'ora, per farne due vi ci vuole mezz'ora. Non solo, se la possibilità di fare un errore nell'integrale è del 50%, nel momento che ne dovete fare due, la probabilità di fare un errore diventa non del 75%, perché gli eventi non sono scorrelati, diventa molto più alta, perché dovete fare due, perdete il doppio del tempo, allora cercate di andare di fretta, andando di fretta la possibilità di fare un errore aumenta. Quindi, siccome a fare il cambiamento di variabili ci vogliono 3 minuti, qui è sicuramente conveniente fare per forza il cambiamento di variabili. Per forza, cioè, non siete costretti, però se non lo fate poi arrivate e l'esercizio è sbagliato. Poi mi dice "Ma là è solo un errore di conto". Integrare un conto è, se è errato è un conto errato. Ok, allora come si fa il cambiamento di variabile? Guardate che tra l'altro io questo esercizio ce lo metto spesso, perché esattamente per forzarvi a fare un cambiamento di coordinate, quindi per abituarvi a usare la formula di cambiamento di variabile in integrale multiplo. Ok? È il caso più semplice che abbiamo, perché ci si tratta di fare un cambiamento di variabili lineare, non c'è neanche la traslazione. Le prime volte ci mettevo pure la traslazione, poi la gente si impicciava in tutti i modi possibili e quindi ci ho tolto pure la traslazione. Allora, qual è? Allora, questo qua, vi ricordate che l'area fa 7 mezzi? Me lo sono giusto per... questo ci serve per controllo. Allora, io cosa voglio fare? Voglio fare un cambiamento di variabile. Le nuove variabili le voglio chiamare U e V. Allora, qual è il concetto? Il concetto è che la U
mi si deve annullare sul trasformato di questo punto. Allora, per esempio, prendo la u uguale a y meno 2x. Invece voglio che la v si annulli sul trasformato di questo punto, quindi mi viene 3, scusate, x più 3y. Allora andiamo a vedere che succede nel piano v. Siccome è un cambiamento di coordinate lineare, basta andare a fare i trasformati dei tre punti, quindi il mio uv è uguale a gamma di xy, cioè meno 2, 1, 1, 3 moltiplicato xy, meno 2x più y, x più 3y. Chi è lo jacobiano dv in dxy? Non è altro che meno 2, 1, 1, 3. Quanto fa il determinante di questo jacobiano? Il determinante di questo jacobiano fa meno 7. Ah, questo ci dice che probabilmente ci conviene poi cambiare un segno. Facciamo questo, cambiamo segno a questo. Allora qua mi viene 2 meno 1, 2 meno 1, 2 meno 1 e il determinante fa più 7. Non perché il determinante non mi piaccia, il determinante si mette in valore assoluto, quindi non cambia nulla. Quello che cambia è l'insieme trasformato. Andiamo a vedere chi è l'insieme trasformato. Allora, se al posto di xy metto 0, 0, cioè trasformato, questo è gamma di O, gamma del vettore O. Invece, gamma di A, che coordinate ha? Gamma di A, la coordinata U è 2 meno 2 che fa 0. La coordinata V è 2x meno y è 7. Questo è gamma di A. Andiamo a vedere chi è gamma di B. Gamma di B è 6 meno meno 1 fa 7. Poi x più 3y fa 0. Quindi questo è gamma di B. Questo punto qua è gamma di B, quello di coordinata 7, 0. Quindi il trasformato di T è questo triangolo qua. Allora, io cosa devo scrivere? Io so che poi, che cosa so? Io devo trasformare la mia funzione nelle nuove coordinate, quindi mi devo ricavare gamma meno 1, cioè devo esprimere la x e la y in funzione di u e v. Allora, per trovare la x, basta semplicemente, devo fare 3u più v, così 3y meno 3y se ne va, fratto 7. Questa è la x, mentre la y è uguale a v 2v meno 1 fratto 7 pure lui, perché se faccio 2v viene 2x meno 1 meno 2x se ne va, poi viene 6y meno meno y fa 7y fratto 7. In particolare x più y mi fa
3v più 2u fratto 7. Ok? Il controllo 3v più 2u, 3 più 4 fa 7x, 3v più 2u, 9 meno 2 fa 7x, divido tutto per 7, viene xy. Quindi io cosa posso dire? Io posso dire che l'integrale su gamma di t di logaritmo di 3v più 2u fratto 7 in du dv è uguale all'integrale su t del logaritmo di x più y, ok? Se preferite risostituite, insomma, viene logaritmo di x più y per lo jacobiano del cambiamento di coordinate, ma lo jacobiano del cambiamento di coordinate è 7 in dx in è un, vediamo un po', io qua che ci devo mettere, sì, s in dx di x. Quindi portando il 7 dall'altra parte, in questo caso diciamo altrimenti se lo jacobiano del bianco lo jacobiano non fosse stato costante, qua ci dovevo qua ci devo mettere dxy in duv, ok? Perché devo fare lo jacobiano del, perché qua se no poi non si semplifica, ci devo aggiungere un pezzo dall'altra parte, questo pezzo dall'altra parte siccome questo è costante non ce l'ho messo, perché tanto lo metto di qua, è costante, lo posso portare di là. Se qua non, diciamo, non fosse venuto costante, come facevo a portarlo fuori dalla, portarlo dall'altra parte? Quindi dovevo mettere un termine in uv che quando andavo a sostituire in xy si semplificava poi con lo jacobiano. Insomma, dovevo applicare la formula al contrario, quindi ci andava lo jacobiano di gamma 1. Ok? Qua va bene. Però, sì, perché se io uso questa qui, questo chi è? Se questo lo chiamo E, questo è gamma meno 1 di E. Quindi integrale su gamma meno 1, se qua ci metto logaritmo di x più y di x di y, qua ci andrà lo jacobiano di gamma meno 1. Okay? Comunque nel caso specifico basta dire che logaritmo di x più y in dx di y integrato su t è uguale, deve essere uguale a un settimo per l'integrale su gamma di t di logaritmo di 3v più 2u settimi in du dv. Ok, è vero che questo ci ho messo ben più di 3 minuti a farlo, però perché la prima volta uno lo fa lentamente, insomma. Quindi le cose essenziali, poi mi sono soffermato sulle cose essenziali, quali sono? Uno è controllare bene la sostituzione x, diciamo che questa funzione riportata in nuove funzioni a questa. La seconda è, per controllare se il 7 l'avete messo dalla parte giusta, togliete questa funzione e mettete la funzione 1. Qua viene l'area del, diciamo, del triangolo originale, che sapevamo faceva 7 mezzi. Qua viene l'area di gamma di t, ma l'area di gamma di t è 7 per 7 diviso 2, 49 mezzi. Quindi effettivamente 49 mezzi fratto 7 fa 7 mezzi. E quindi questo è un modo di controllare di aver messo il 7 al posto giusto. La costante la parte giusta. Adesso, dopo aver fatto questo cambiamento di coordinate, rimane da impostare l'integrale. Di questo integrale è particolarmente semplice da impostare, per quale motivo? Innanzitutto questo è
l'integrale tra 0 e 7 in du dell'integrale tra 0 e 7 meno u in dv di che cosa? Del logaritmo di 3v più 2u più meno, scusate, logaritmo 7. Che questo è un insieme normale comodissimo, perché c'ha 1 che fa 0, alfa che fa 0. Questa chi è? È 7 meno 1. In 0 vale 7, in 7 vale 0. E quindi il primo integrale lo facciamo in dv, il secondo lo facciamo in du tra 0 e 7, e la funzione integranda è il logaritmo del rapporto e la differenza dei logaritmi. Quindi un integrale è facile da fare, quindi abbiamo meno logaritmo 7 per poi ci sta un settimo da considerare. Per 7 mezzi sarebbe, perché diciamo, fate l'integrale alla costante, la costante si porta fuori, poi l'integrale di 1 è l'area, l'area è 49 mezzi diviso per 7 fa 7 mezzi, poi ci rimane più un settimo dell'integrale tra 0 e 7 dell'integrale tra 0 e 7 meno u del logaritmo di 3v più 2u in dv du. Ok? Quindi adesso le sostituzioni ve le fate voi, perché andare a fare la sostituzione semplicemente mi fa sbagliare, ma in maniera inutile. Voglio semplicemente adesso andare a fare questo integrale qua. Poi questo integrale lo diamo, che ne so, lambda, alla fine sostituisco lambda qua dentro e ottengo il risultato. Ok? Quindi rimane, allora cerco di rimanere su questa lavagna, tanto ormai queste cose qui sono state abbastanza controllate, quindi non dovremmo aver fatto errore. Quindi rimane da fare questo integrale qua. Devo fare il primo integrale da fare è l'integrale tra 0 e 7 meno 1 del logaritmo, vediamo di copiare correttamente, di 3v più 2u in dv. Ok? Allora, come si fa questo qua? Qua c'è qualche piccolo trucco. Allora, io lo faccio per parti e quindi una parte la prendo 1, quindi chi mi viene? Mi viene integrale di 1 di v fa v, o v più una costante, la costante la posso scegliere io dico che fa v più 2 terzi u per logaritmo di v 3v più 2u, e questo deve essere valutato tra 0 e 7 meno 1 meno l'integrale tra 0 e 7 meno 1. Qua ci metto v più 2 terzi u, che se preferite è 3v più 2u tutto terzi, che moltiplica la derivata di quel logaritmo. Allora, la derivata del logaritmo è 1 fratto 3v più 2u per 3. Quindi questo è stato fatto in maniera tale che faccia 1. Quindi quanto mi viene? Adesso devo andare a sostituire. Quindi mi viene 7 meno u più 2 terzi u, che moltiplica logaritmo di
21 meno, sarebbe 21 meno 3 u più 2 u. Poi meno 2 terzi u logaritmo di 2 u, poi meno 7 meno 1, perché questo è 1, la lunghezza dell'intervallo è 7 meno 1. Allora, qua come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come un terzo, qua se fate il conto è 21 meno 3u più 2u fa 21 meno 1 come faceva dentro, quindi un terzo, 21 meno 1 logaritmo di 21 meno 1. Poi meno 2 terzi u logaritmo u meno 2 terzi logaritmo 2, meno 7 più u. Ok? Quando è possibile, ci sta un fattore da mettere in evidenza, è meglio portarlo sempre a parte. Quindi rimane adesso da fare l'integrale tra 0 e 7 di questa roba qui. Ok? E così otteniamo l'anno. Poi sostituiamo l'anno. Allora, facciamo l'altra lavagna. Devo fare integrale tra 0 e 7. Cominciamo con i vari pezzi. Di un terzo 21 meno u, allora un terzo intanto lo posso mettere fuori, logaritmo di 21 meno u, quindi u. Questo fa un terzo, allora qua faccio 21 meno u, allora io l'integrale di questo fa col meno, perché la derivata di questo fa 2 21 meno u mezzi per meno 1 logaritmo meno 1, sempre per parte. Poi abbiamo meno 21 meno 1 quadro mezzi per 1 fratto 21 meno 1 e poi cambia di segno qua. E tutto deve essere valutato tra 0 e 7. Quindi viene un terzo. Qua viene meno 14 al quadrato mezzi logaritmo di 14 a più 14 mezzi. Poi ci devo sostituire 0, quindi viene più 21 logaritmo 21 al quadrato mezzi logaritmo di 21 più 21 mezzi col meno. E questo è, vabbè, qua potete semplificare qualcosa, perché questo è il logaritmo 7 più logaritmo 2, qua invece è il logaritmo 7 più logaritmo 3. Non mi interessa semplificare, introduciamo solo possibili errori. Mi interessa farlo, poi alla fine è chiaro che la somma che fa il totale. Ok.
gli altri pezzi sono tutti più facili da integrare, perché poi avevamo meno 2 terzi integrale tra 0 e 7 di u logaritmo u in du, questo è meno 2 terzi u 4 mezzi logaritmo u meno 1 mezzi 4 mezzi per 1 fratto u valutato da 0 e 7, questo fa meno 2 terzi, qua mi viene 49 logaritmo di 7 mezzi meno 7 mezzi, e in 0 viene 0, perché questo è vero che va meno infinito, ma questo va a 0, questo qua è un limite notevole che fa 0. Quindi il secondo pezzo fa così. Vabbè, gli altri pezzi da integrare sono banali, questi due sono costanti e questo è l'integrale di u tra 0 e 7. Ok? Finite l'integrale, fatela solo, controllate. Perché viene dei pezzi alla famiglia? Qua, sì. Che è u mezzi, u 4 mezzi, per la derivata di logaritmo u che fa 1 su. Quindi viene u 4 mezzi fratto u fa u mezzi. Sì, scusate, questo è integrato da 0 e 7, quindi non è un mezzi, questo è valutato tra 0 e 7, qua c'era l'errore, infatti. Allora questo è questo qui e questo è meno u quadro quarti tra 0 e 7. A questo punto finite ed effettivamente e vediamo un po', lì la stessa cosa, anche qua c'è lo stesso errore, c'è lo stesso errore. In de u. Quindi il primo pezzo è giusto, poi il secondo pezzo è un terzo, allora là mi viene 21 meno u mezzi, quindi è meno 21 meno u qua quarti, quindi questo diventa meno un terzo valutato tra 0 e 7. Cioè, quando ho fatto l'integrale per parti mi sono dimenticato qua l'integrale. Ok. Allora, con tutte le cautele del caso, comunque qua ci avevamo messo un errore. Ovviamente altri errori possono sorgere quando vado a sostituire, copiare e fare. Questo errore spero che sia l'unico e l'abbiamo corretto. Come si fa però a controllare? Ecco, in questo caso controllare non è banale, ci sono tanti pezzi. Tuttavia, ecco, controllare richiede che prima abbiamo finito l'integrale, abbiamo fatto una valutazione numerica perché alla fine viene un numero, e a quel punto dobbiamo capire se quel numero è ragionevole oppure no. Allora, torniamo al nostro integrale. L'integrale originale era fatto così. Allora, l'integrale originale qua era 1, 2, poi c'era 3 meno 1, era un triangolo fatto così, ok? Allora, andiamoci a disegnare alcune delle linee di livello della funzione. Per esempio, questo era il punto 1, 2, qua la funzione sta su x più y uguale 3,
quando la funzione sta su x più y uguale 2, questo era il punto 3 meno 1. E poi andiamo a prendere, per esempio, x più y uguale 1. Ok? Allora, cosa sappiamo noi? Allora, qua la funzione vale 0, qui la f vale 0 perché vale logaritmo di 1, qua la f vale logaritmo 2, qua la f vale logaritmo 3. Ok? Qui la funzione invece è negativa. Anzi, qua vicino la funzione va a meno infinito. Però ricordiamoci che l'integrale tra 0 e 1 del logaritmo, questo è uguale a x logaritmo x meno x valutato tra 0 e 1, questo qui, x logaritmo x meno x, questo vale 0, questo vale meno 1, vale meno 1. Quindi diciamo che se questo fosse un insieme di area 1 e la funzione, diciamo, se io avessi logaritmo x su 0, 1 cartesiano 0, 1, ci devo integrare sopra logaritmo x in dx dy, no? Quindi su r, eh? Allora poi viene integrale di logaritmo x tra 0 e 1 in dx per 1 in dy, no? Quindi viene esattamente questo e fa meno 1. Quindi qua praticamente questo integrale è sicuramente negativo, però tutta l'area faceva 7 mezzi, cioè 3,5. Questo qua è un numero intorno a meno 1, probabilmente anche più grande. Invece questi altri due numeri, allora tra qui e qui la funzione è compresa tra 0 e logaritmo 2. La media della funzione sarà compresa tra 0 e logaritmo 2. Quest'area qui, se uno fa la figura per bene, insomma, sembra la metà, un po' più della metà del triangolo, quindi sarà, invece di essere 7 mezzi, cioè 3 e mezzo, sarà più o meno intorno a 2, però il valore della funzione sarà abbastanza, diciamo, è più grossa la zona che è vicino al logaritmo 2, quindi se io devo fare una media metterò un valore un po' più vicino al logaritmo 2, diciamo 0,4 per 2 sarà circa 0,8, e quest'altra zona qui è compresa tra logaritmo 2 e logaritmo 3, cioè tra un po' meno di 1, un po' più di 1 per un'area che farà circa 1, e quindi sarà un altro integrale che sarà vicino a 1, un po' meno di 1 probabilmente. Quindi 0,8 e 0,8, 1,5, questo qua farà tra meno 0,5 e 0,1. Mi aspetto un numero vicino a 1, mi aspetto, poi posso sbagliare, è chiaro, però il punto è che una valutazione del genere, anche se fatta abbastanza in maniera grossolana, funziona bene da controllo, perché in genere quando tu sbagli al fare l'integrale non sbagli da poco, sbagli perché ti dimentichi un pezzo, ti dimentichi di fare un integrale, oppure ti dimentichi una costante, quindi generalmente, siccome tutti quei pezzi, se il pezzo è piccolo e il cambiamento è piccolo, sei sfortunato, non te ne accorgi. Diciamo, non riesci a vedere l'errore in questo modo. Ma se il cambiamento nel risultato è grosso, cioè per esempio mi viene un numero molto negativo, mi viene meno 10, chiaramente è sbagliato. Torno indietro e cerco di trovare l'errore. Ok? Certamente non è un controllo soddisfacente come in altri casi, però è pur sempre un controllo che è opportuno e vale la pena di fare.
Va bene, allora questa è una tipologia di esercizio che sta oltretutto almeno come valuto io gli esercizi, io non sono la persona che valuta gli esercizi 0-1, cioè nel senso è un atteggiamento legittimo, cioè uno si può dire l'esercizio è fatto bene, il punteggio è pieno, l'esercizio è sbagliato, il punteggio è 0. Uno guarda il risultato finale, molto semplice anche da correggere. Non faccio in questo modo, quindi mi vado a vedere l'esercizio, però per andarmi a vedere l'esercizio e per poter dare una valutazione parzialmente positiva, allora sapete bene da analisi 1 e analisi 2 che la valutazione positiva è se l'errore non sta nella fase iniziale. Se uno alla prima riga ha già sbagliato, è ovvio che si porta appresso tutti i conti sbagliati. E là è particolarmente, diciamo, controllare mano a mano che si va avanti, più si va avanti più è difficile. Controllare all'inizio è facile, quindi sbagliare all'inizio è particolarmente grave. No, uno non può invocare, dice vabbè, ho fatto tanti conti, alla fine mi sono dimenticato il meno, oppure mi sono dimenticato il segno. Quindi cercate di fare i conti in maniera ordinata, cercate di ridurli il più possibile. Cioè noi qua, nonostante li abbiamo ridotti il più possibile, i conti sono tanti. Pensate se se partite con i due integrali spezzando il triangolo in due e facendo due integrali separatamente, buonanotte, diciamo, i conti più che raddoppiano, oltretutto voi avete due profili, uno di sotto e uno di sopra, quindi più che raddoppiano, e sicuramente, diciamo, quasi sicuramente alla fine ci ficcate qualche errore. Se ce l'ho ficcato io con la metà dei conti, probabilmente ce lo ficcate pure voi con il doppio dei conti, no? Quindi ovviamente uno poi, se ha un po' di tempo, ricontrolla, cioè, ci sono i metodi un po' per trovarli gli errori, cioè non è che uno fa un errore, diciamo, deve per forza l'errore, diciamo, per esempio nel momento che mi avete trovato l'errore qua, sono andato a controllare prima e quindi ho corretto pure l'errore precedente e così via. Però, diciamo, al di là di questo, diciamo, se uno ha fatto i conti in maniera ordinata e chiara, un eventuale errore si trova facilmente e si può valutare quanto incide sulla, diciamo, sulla valutazione. Se uno l'errore non lo trova, è un macello, quindi come fa a dare una valutazione anche solo parzialmente positiva? È difficile. Uno può dare al limite una piccola percentuale dell'esercizio giusto se uno ha fatto bene il cambiamento di variabili. Questo è tutto. Va bene, allora fermiamoci un attimo.